con Gianni De Domenico, uno degli autori del libro 100 celle, racconti di un quartiere che resiste, fresco di stampa. Ben trovato. Ben trovate a tutti e tutti. Che racconto è questo? Intanto è un racconto di racconti. È un progetto nato per il centenario della nascita di 100 celle. 100 celle nel 2021 ha compiuto 100 anni. Nasce dall'idea di un gruppo di 7 persone, in parte attivisti, in parte abitanti del quartiere, da insegnanti a varie altre categorie, che si sono messi insieme con l'idea appunto di tracciare un po' un filo che legasse questi 100 anni, che legasse a quest'idea di un quartiere resistente, ma con un occhio particolare al tessuto sociale, cioè quindi veramente cercare di parlare per la prima volta di tutte quelle espressioni del politico, ma anche del sociale, anche del vissuto quotidiano di questo quartiere, l'hanno reso quello che è. E quindi è stato un lavoro lungo, più di un anno. Abbiamo fatto un racconto di racconti. Il libro è appunto è composto di 45 racconti, ripeto, che vanno da attivisti del quartiere a partigiani, ad artigiani che nel quartiere sono stati una presenza costante e che hanno rappresentato più di un solo mero atteggiamento commerciale, no? Oppure, che ne so, l'imam di 100 celle, oppure la suora Maria, che è la barbona di 100 celle. Cioè, abbiamo cercato di dare veramente uno spaccato per capire un po' questo quartiere e le relazioni che in questo quartiere da 100 anni a questa parte lo hanno attraversato. Quindi abbiamo deciso di dividerlo in 5 paragrafi, più o meno sono 100 anni diviso 5, quindi sono blocchi da 20 anni. Il primo dalle origini alla resistenza, il secondo dalla fine della guerra alla grande trasformazione del quartiere, il terzo i lunghi anni 70, il quarto ripartire verso il nuovo millennio e il quinto 100 celle negli anni 2000. A cosa resiste questo quartiere? Beh, questo quartiere è un quartiere che resiste sicuramente ai processi di dissoluzione, per esempio, delle reti sociali, ai processi di isolamento e di individualizzazione della vita di ognuno di noi, alla gentrificazione, nonostante sia diventato un quartiere, no, che ha tantissimi locali, però ecco, è riuscito a rompere un po' l'idea dei quartieri movida, ad esempio come Pigneto o San Lorenzo, proprio per la sua peculiarità. A 100 celle, ad esempio, una delle caratteristiche anche nel nascere di tutti questi locali che lo caratterizza è il fatto che l'80% dei locali sono aperti da gente di 100 celle. E questa è una cosa molto importante, perché ha evitato in qualche modo, no, il discorso iperspeculativo, cioè nascono da piccole esperienze di quartiere e mantengono sempre appunto l'idea di creare rete sociale. E quindi anche questa è una forma di resistenza all'interno dei processi appunto che viviamo tutti quanti all'interno dei quartieri. Resiste anche alle spinte omofobe, razziste, nazionaliste. 100 celle è un quartiere in cui appunto la presenza dei migranti è molto molto forte, c'è la seconda moschea di Roma per importanza dopo quelle di Monte Mario e che è un po' rappresentativa, di fatto sarebbe la prima moschea di Roma per numero di persone che la frequentano giornalmente. E questo è importante, c'è un quartiere che noi definiamo quartiere arabo, cioè è stato una presenza molto forte nella vita sociale e tutto questo non ha mai creato problemi. I migranti che raccontano se stessi sul libro lo dicono, che anche nelle loro reti sociali molte volte invitano i nuovi a venire a 100 celle perché è un quartiere dove si può vivere, dove c'è un vissuto che dà la possibilità appunto di vivere insomma la propria vita senza discriminazioni o vessazioni di qualsiasi tipo. Quindi 100 celle io direi che resiste a tutto questo, e però per resistere a questo non si fa solamente con quella che noi abbiamo sempre definito la politica, certo che si fa con quella, ma non solo con la politica con la P maiuscola, ma anche appunto con la politica quella quotidiana, di vita, le relazioni sociali, l'attenzione sempre a quello che ti circonda. E questo quartiere su questo ha cercato di mettere sempre appunto in rete le persone. Quando ci fu l'attacco alla pecora elettrica, insomma, il quartiere rispose in modo veramente notevole, non aspettato, con un corteo spontaneo di oltre 5.000 persone, fatto in un giorno, indetto la sera prima e il giorno dopo. Cioè, quindi c'è un tessuto sociale vivo
che si muove in vari ambiti, da quelli della scuola piuttosto che all'interno anche dei vari, per esempio, gruppi di delivery che fanno capo alle grosse holding della logistica, oppure attraverso le reti resistenti formate dai centri sociali o dai luoghi occupati. Insomma, c'è tutto questo. E in più, quello che ha determinato appunto in 100 anni a questa parte è dalla resistenza, appunto, quindi da quartiere in cui i tedeschi non venivano volentieri perché c'era una forma di ostilità più che palpabile, era evidente e manifestata. E quindi da quel momento in poi noi pensiamo che ci sia stato un filo che ha portato questo quartiere ad essere quello che è, insomma. Ora cominceranno le presentazioni del libro, per saperne di più ci dai dei riferimenti internet? Adesso ci sono una pagina web sia sul sito 100 celle, anche il Forte ha fatto la pagina web sul libro. Le presentazioni probabilmente inizieranno a settembre, il libro andrà anche in diverse librerie del quartiere, forse anche in qualche edicola, e poi daremo un programma di presentazioni. Il libro 100 celle, racconti di un quartiere che resiste, un saluto e un ringraziamento ad uno degli autori, Gianni De Domenico. A presto! Un ringraziamento a voi, grazie, ciao, a presto, ciao ciao.